distanti ma uniti. Ti invitiamo alla Giornata Nazionale di Preghiera per domenica 22 marzo 2020. Unisciti a noi da casa tua. Giuda, nella sua lettera, in apertura, spiega i motivi che lo hanno indotto a prendere in mano la penna. Ma confessa che, rispetto al proponimento iniziale, si è trovato nell'esigenza di cambiare lo scopo. E per spiegare questo utilizza tre verbi forti. Nel versetto 3 leggiamo: carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, e questo è l'intento iniziale, mi sono trovato costretto a farlo. È il primo verbo forte. Per esortarvi, è il secondo verbo forte. A combattere strenuamente per la fede, è il terzo verbo forte. Tre verbi forti per indicare l'importanza, l'urgenza della fedeltà, della stabilità nella fede. E la fede, in questo caso, indica non la fede che crede, ma la fede che si crede. Non la fede, dunque, fiducia nelle promesse di Dio, ma la fede dottrina, la fede insegnamento. Nel nostro tempo, che è caratterizzato dal relativismo, nel nostro tempo nel quale è ormai inflazionata la parola globalizzazione, esistono tante verità affiancate, ma non più la verità. E questo accade, ahimè, anche nell'ambito cristiano. Tante verità, non la verità. Ed è sbagliato, perché secondo l'insegnamento biblico non è così. Il Signore ci conceda di essere e rimanere fedeli nel semplice insegnamento biblico con una semplice fede nel Signore. Preghiamo per questo, perché da una sana dottrina, sano insegnamento, discende una sana fede. Distanti ma uniti. Ti invitiamo alla Giornata Nazionale di Preghiera per domenica 22 marzo 2020. Unisciti a noi da casa tua. Consiglio Generale delle Chiese, Assemblee di Dio in Italia.